Buongiorno. Buongiorno. Come inizierebbe un video? Allora, ciao a tutti, bentornati in Viaggio col Tubo. Questo è il nostro terzo giorno on the road in Islanda, il quarto di questo viaggio. Esatto. E oggi visiteremo i fiordi della parte est dell'isola. Sì, li percorreremo tutti. E fino ad arrivare alla nostra meta di questa sera. Oggi ce la siamo presa con calma, abbiamo dormito. Sì, sono le 11, ragazzi. Esatto. Stiamo partendo alle 11. Quindi andiamo, sarà una giornata on the road. Vediamo un po' questi fiordi. Allora, abbiamo beccato cavalli lungo la strada, vediamo se riusciamo ad avvicinarci senza... Ci stanno già guardando male. Senza che scappino. Siate amichevoli, vogliamo solo partire foto perché siete belli. Non voglio comparire, non ti do la privacy. Mangia. E noi nel frattempo abbiamo visto Ofn, o perlomeno la parte esterna. E dove stiamo andando ora? Capito? Questo panorama meraviglioso. Prima era pieno di puntini bianchi tra pecore e cigni. Li abbiamo fatti scappare tutti. Tutti! Sono dei disturbatori della fauna. Disturbatori della fauna locale. Ma fammi spiegare cosa stiamo per fare. Momento foto di gruppo. Esatto. E non c'entra a spiegare, guardate e basta. Giusto. Ci mettiamo quindi sì. Noi ci mettiamo per così. Aspetta prima di salire, aspetta. Così e così. Esatto. Vai, potete iniziare a salire se volete. Non ci arriverò mai. Come scassare qua un furgone con legno. Parte numero uno. Facciamo una foto di gruppo. Ok. Pronti? Via! Dove mi metto io? Ok, così.
Allora, boh, abbiamo visto sulla strada questa foca, sembra spiaggiata, non sappiamo bene. Non sappiamo bene cosa fare in questo momento, se non fotografarla, però tanto perché cerca di muoversi ma non riesce. Ma poi guarda in fondo di là. Guarda. Ci ha gabbato tutti quanti. Ci siamo preoccupati per niente. Hey! Comunque piove, sta cominciando a piovere. No, vuole stare lì. Ha trovato un sasso dove poter guardare fuori. Sta solo giocando, cara. Che bonita. A Copenaghen hanno la sirena. Qui abbiamo la foca. Qui abbiamo la foca. È più socievole dei cavalli, scusate. È anche delle pepe. È più socievole dei cavalli e delle pepe questa foca. E dovrebbe essere vero un animale selvatico questo. Quindi se ci avessimo il pesce essiccato. Infine siamo arrivati a questa città, sì, sul fiordo. Allora, spieghiamo un attimo. L'hotel è da una parte, il ristorante è dall'altra, ma per fare il check-in in hotel, se arrivate a una certa ora, dovete venire fino al ristorante. Esatto. Tra l'altro il ristorante, che è questo, ed sì, è strabello, perché è in una vecchia, come si può dire? Rimessa per le barche? Sì, boh. Pescheria? Non lo so. No, pescheria, perché dove si compra il pesce. Però insomma, questo posto, molto bello. E non ci hanno fatto storia per l'orario, ragazzi, è la prima volta che arriviamo e non ci dicono, ma la cucina chiude alle 2 del pomeriggio. È fantastico, bello. Ok, promosso, nulla, si mangia? E poi ci vediamo dopo. Una piccola parentesi per rendervi partecipi della nostra gioia. Questa è la nostra stanza in questa città che ancora non ricordiamo il nome. Cioè c'è la... E non lo sapremo mai. Cucina, salotto. È ovviamente un appartamento, non è una stanza. E c'è poi la camera. Che qua c'è il letto, è buio, luce. Buio, fa niente, è la 7S. Eccola qua. Manco. Luce fu... Bello. Best place in Iceland, probably. Quindi, approvato. Se non c'è nient'altro, il video si chiude qui. Altrimenti ci vediamo dopo. Altrimenti domani mattina direttamente. Non lo so. Vedremo.